dialogano tra di loro in uno spazio non ben definito. Infatti, ecco, in questo contesto io mi sono meravigliata. Scenografia, questi habitat post-moderni, dove il tuo intreccio narrativo si sono ambientato. Perché io effettivamente non mi sono scoperto il tipo di narratrice che non dà molti dettagli, no, per costruire l'ambientazione dei personaggi stessi. Io do la pennellata, poi ognuno ci vede quello che vuole. Quindi arrivare a questa immagine qui bellissima, insomma, anche come accostamento, ho detto wow, cioè non ci posso credere, ho generato questo tipo anche di idea, no, di chi ha letto i miei diversi. E il titolo si chiama Ada Pacchina, una storia d'amicizia, perché questi due personaggi principali, un signore sui 50, con una vita, insomma, una vita diciamo un po' particolare, e questo ragazzo di 17-18 anni, proprio ecco lì nel limite, si incontrano e praticamente nasce un'amicizia particolare. Bene, allora a questo punto parto io, e sintetizzo. Bene, quindi la storia romanzata in scena una vicenda di incisiva e poetica suggestione che scandisce le tappe esistenziali dell'incontro tra due protagonisti, tipizzati e riesumati da un'intensa analisi psicologica. Questo scandaglio visivo del nostro Pergolini a livello metamorfico si può abbinare a questo scandaglio di intensa analisi psicologica. Il contesto sociale è la contemporaneità del postmoderno, con le sue contraddizioni e criticità sociali sul piano del lavoro e della realizzazione personale, tra massificazione ed esigenze dell'individuo, tra dimensione reale e virtuale, natura e tecnologia pervasiva. Oggi viviamo in questa contraddizione, no? Dialettica tra reale e virtuale, natura e tecnologia. Convincente e ben ritratto il temperamento difficile del giovane studente diciottenne Andrea, che potremo identificarlo nel Leone di strada. Libertario e ribelle, incompreso dal nucleo familiare che scivola nella depressione, vittima di cyberbullismo, appassionato allo sport della canoa. Avete ascoltato lo straccio sull'acqua? Questo giovane nell'acqua trovava un elemento di liquidità quasi immersiva per immergere le sue depressioni. Però l'acqua lo sosteneva, come poi vedremo, per questo sport legato alla canoa. Dall'altra che abbiamo la fisionomia di un clochard dedito al vizio del bere, Vincenzo, dietro cui si cela l'identità di un avvocato decaduto a causa della recessione economica che abbraccia una tale condizione di povertà. L'autrice si immedesima nei vissuti dei due personaggi, dando voce alla loro fragilità, angosciate, aspirazioni e frustrazioni, ideando l'intreccio dagli accenti moderni per veridicità di lessico, inserzioni gergali, proverbiali, motti di rabbia, ci sono, e di disperazione, in una sorta di narrazione in prosa. Potrei definire il tuo romanzo un urban history, una sorta di, o addirittura street poem, insomma, un history. Oggi va tanto lo street food. Bene, lasciando spazio anche ad incisi lirici, visionari ed onirici, che fanno da controcanto ad espressionismi linguistici dai toni fortemente trasgressivi, ironici, ma soprattutto dalle colorature contestatarie antisistema. C'è una grande rabbia contro il sistema. E quindi si potrebbe aprire la discussione, ma è meglio antisistema capitalistico, C'è un po' di coloritura politica, specialmente nel personaggio più anziano, se vogliamo, perché lui è anche quello un po' che, come dire, apre questo ragazzo un mondo, insomma, il mondo che vedrà, guarda che le cose non stanno così, siamo tutti incanalati in un certo sistema, no? Fa un po'
figura paterna a questo Andrea, che vuole appunto non trarre l'ispirazione dalla propria figura paterna. Questo perché, e ti ringrazio che si crede questa bella eccezione, perché, Vincenzo rappresenta il fallimento. Il fallimento della natura. Esatto, di questo sistema e lì perché insomma anche vedendo i quadri che sono datati 2006-2007, io avrei una cosina da aggiungere, questo tipo di idea da cui poi è stato venuto fuori il mio libro, quanto proprio da quegli anni lì, ed erano gli anni miei in cui io stavo nel pieno della sia boom economico irlandese che recessione. Infatti questa cosa l'ho sentita parecchio perché in Irlanda specialmente è stato un trauma proprio a livello sociale, dove veramente le persone venivano buttate fuori di casa, erano anche che case, da oggi a domani, le banche per dei debiti che non riuscivano a sostenere. E questo Vincenzo ne è un po' il rappresentante, perché dalle sue certezze, da quella che era la sua carriera, si è ritrovato improvvisamente a dormire su una panchina, lasciato da tutti, soprattutto dalla famiglia, ecco, e da i colleghi. Infatti il discorso del cyberbullismo si riferisce anche un po' al suo, perché anche lui è, più che cyberbullismo, è vittima di mobbing, di un tipo di bullismo oltre a colleghi, che sa un po' di rivalità, insomma questo accaparrarsi il lavoro, i clienti, buttarti fuori in tutti i modi, e poi insomma se sei quel target, quel come dire, una sorta di capo espiatorio, ecco, bene, ascoltiamo allora altri due stralci e chiudiamo poi con la recensione, perché poi ho la conclusione finale. Questi due stralci sono relativi a questo Vincenzo, avvocato decaduto. Però non riveliamo tutto, per cui comprate il libro, perché non vi diamo la conclusione del romanzo. C'è una conclusione avvincente. Allora, il brano che adesso leggerò è tratto dal capitolo 9, pagina 65. Mi avvicino sempre di più alla dolce dimora del barbone e non posso fare a meno di notare che la panchina da lui scelta come casa era diversa dalle altre, eppure dal resto della piazza. Questa piazza, infatti, era qui da secoli, ma poco era rimasto della struttura originale. Forse solo i lecci e appunto questa panchina. Una panchina che ricorda tanto quelle architetture del secolo scorso, forse degli anni 20 del Novecento. Era di marmo, dall'aspetto poroso, sembrava uno di quei coralli morti e bianchi che a volte si vedono alla televisione. Quelli che stanno in fondo al mare, immobili, lì piantati da aerei, nessuno che gli rompe le scatole per secoli. Che bello sarebbe essere quella panchina, davvero. Questa non era sottile e ricurva come tutte le altre. Non era lustra dalle striature arancioni tiepide, tipo bara. Non era piatta e non stava incurvata e incastrata insieme alle altre. Era una panchina umana, e quando dico umana intendo proprio che era fatta per l'uomo. Aveva una schiena, aveva una forma apposita per far sedere le persone. Non aveva lumini o raggi laser blu intorno, né pinguini di metallo come le sue vicine di casa. Pure la fontana restava distante. Era la dimora perfetta. Ora capisco perché il fetente si sistemava sempre lì. Era perché quella era una poltrona comoda in confronto alle altre panchine spaccaschiere. Era bianca e avvolgente, proprio come una mamma. Se un giorno fossi scappata di casa, me la sarei litigata con il barbone. Mm.
L'ultimo brano è tratto dal capitolo 12, ultima parte della pagina 93, 93 e parte della 94. A volte mi chiedo se avessi fatto più danno a scegliere la professione di avvocato piuttosto che a scegliere Uzco come scelta di vita. Forse alla fine non avevo proprio bisogno di farmi tutta quella roba per sentirmi libero, ma alla fine, sai, sono le costrizioni, le pressioni e la massa che ci schiacciano, e io volevo sentirmi libero, con un cavallo sporco di fango, senza padrone, senza brilli, libero che vagasse come la morte, inarrestabile, indomabile, senza sella e senza ferro. Avrei voluto per una volta sentirlo tutto il dolore della terra sotto i miei piedi. Avrei voluto per una volta, finché sapevo di poterlo fare, scorrazzare libero con i miei amici, senza meta, senza limiti. Allora la soluzione per scappare al sistema era quella. Era disprezzare il sistema, era imbizzarrirsi e urlare contro il vento, era agitare le mascelle e il collo. Forse era anche avere la bava alla bocca, ma alla fine quella era la sua libertà di averci la bava alla bocca. Ti andava di stare così, in un campo, con gli occhi lucidi e di lato, con il tuo gruppo, pronti a scalciare, senza padrone. Ti andava di essere veloce, fiero e imprevedibile come un cavallo. Come una persona di 18 anni, ormai quindi grande e vaccinata, rimase ad ascoltare in silenzio mentre il barbone si tirava sul moccolo e si riasciugava la barba, tersa dalle lacrime piante. Andrea avrebbe voluto dirgli di non preoccuparsi, di smettere di piangere e di ricomporsi come un uomo. Dopotutto,